Ebbene sì, cari amici, ed eccoci qui con un'altra puntata Don Chisciotte e mulini a vento. Caro Alfredo, non parlare, no, ti ho dato già l'audio. Buonasera a tutti quanti e cari amici che ci ascoltate, ci seguite. Ormai siamo alla 29esima puntata di questa avventura fatta insieme, anzi fatta dall'amico Alfredo e io che lo accompagno come si accompagna, diciamo, un caro amico lungo la strada, il cammino della vita. No, non volevo dire questo, però caro Alfredo, siamo alla 29esima puntata Don Chisciotte e mulini a vento, ennesima puntata, notizie interessantissime di, insomma, nel fuori onda Alfredo mi ha un po' accennato, perché di solito non facciamo, però mi ha accennato, insomma, quello che, insomma, di quello parlerà, insomma, gli argomenti che tratterà. Il programma tutto qua, la scaletta essere... caro Alfredo, allora mi ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Saiuz e Radio Saiuz TV, quindi noi andiamo sia sulla web radio che la web TV, i nostri canali preferiti YouTube e live stream. In questo momento siamo in collegamento diretto, quindi è una diretta, cari amici, e vi ricordo, se volete potete usare la nostra chat per poter interagire con noi, se lo volete fare, se lo fa, fatelo, se no amen, non ci scrivete, insomma, che per noi non è che va bene, però insomma va bene lo stesso. E poi una novità che ormai, insomma, da qualche puntata sia di Don Chisciotte che di altre trasmissioni è il player che quando andiamo in diretta inseriamo nella nostra pagina Facebook o Facebook, come si dice. Con questo è tutto. Allora, i nostri indirizzi email, caro Alfredo, qual è il tuo indirizzo email? Boh, non si sa ancora, lo direi. No, perché non scrivete a Saiuz. Sì, non è arrivata la ADSL. ADSL, scrivete a Saiuz, info@radiosaiuz.it. Se volete sapere qualche cosa di questa trasmissione, per il momento, fino a quando non provvederemo a dare una email al caro Alfredo, ma mi ricordo di avertela data. Vabbè. Allora, iniziamo. Il numero di telefono non lo dai? No, non lo do, perché purtroppo ci sono dei problemi su questa linea, non capisco perché ogni tanto va fuori. Sì, possono chiamare e lasciarci un messaggio in segreteria, perché la segreteria funziona, però non ci arriva la linea a noi. Va bene, perché è un mistero questa della linea telefonica. Va bene. Allora, passiamo subito a una rassegna stampa iniziale che vi ricordo che è presa dal Fatto Quotidiano, www.ilfattoquotidiano.it, quindi tranquilli, due minuti, sedetevi, ascoltatevi queste quattro notizie mie e poi dopo, senza indugio, daremo la parola all'amico Don Chisciotte. Messina senza acqua, è il 17° giorno di emergenza, ma i lavori alla condotta sono bloccati, insomma mancano i permessi. In questo momento c'è una popolazione senza acqua e la burocrazia ci mette, come al solito, lo sgambetto. Il Corpo Forestale e il Comune di Calatabiano fermano il cantiere per realizzare il bypass sulla condotta, che entro una settimana dovrebbe permettere di riaprire i rubinetti per l'assenza di due certificati. Se immaginate un po' come siamo messi. La gente può morire senza acqua e noi per due certificati non facciamo fare il bypass della condotta. Sondaggi: il Movimento 5 Stelle al ballottaggio allunga sul PD, c'è più 1,7%, anche grazie ai voti di Lega Nord e Fratelli d'Italia. I 5 Stelle sfiorano il 28%, il Partito Democratico resta intorno al 32%.
al secondo turno, comunque il 44% degli elettori leghisti sceglierebbero il movimento. Renzi la spunterebbe invece una sfida finale contro un listone di centrodestra. Lavoro: a settembre frenano i contratti, meno 1.680, e domina ancora il precariato. I dati dell'INPS evidenziano che nei primi 9 mesi del 2015 il saldo è positivo per quasi 600.000 contratti, il 77% dei quali però è a termine. Continuano ad aumentare poi i voucher per il pagamento del lavoro occupazionale, siamo un più 69% rispetto allo stesso periodo del 2014. Qui faccio presente una cosa: io ho seguito il telegiornale su questa notizia e qui parlano di 600.000 contratti e in telegiornale ne parlavano di 900.000, quindi c'è un po' di discordanza di notizie. Per me fa più fede quello che ha scritto il Fatto Quotidiano che quello che ci hanno detto per telegiornale, per televisione. Londra: meno welfare per stranieri, più poteri a Westminster e flessibilità, le condizioni di Cameron per restare in Unione Europea. Il premier britannico ha inviato al presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk una lettera contenente le richieste di Downing Street a Bruxelles per scongiurare la Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Si mettono anche loro adesso. Vabbè. Porto Marghera: bonifica incompiuta, se non si completa i 781 milioni spesi sono buttati, ma i soldi non ci sono. Dossier della commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, interventi non a regola d'arte e mancano ancora i marginamenti di 3,5 km di costa, il tratto tecnicamente più complesso, senza il quale tutto ciò che è stato fatto risulterebbe inefficace. Il presidente Alessandro Bratti del PD dice: sono state distribuite un po' di prebende. Le prebende, caro Alfredo, e con questa parola io ti rilancio la palla e iniziamo, entriamo nel vivo di questa nostra bellissima trasmissione Don Chisciotte e Mulini a Vento. 22.07 qui da Radio Saiuz TV e Radio Saiuz, sia web radio che web TV. Alfredo, vai, sei tutti noi. Carissimi amici, qua riprendono le trasmissioni del vostro programma preferito, almeno lo spero, qui su radiosaius.it, Don Chisciotte e Mulini a Vento. Mi dici, l'anno scorsa settimana siamo mancati e come ho messo nel nostro annuncio è tutta colpa di Sancho, che ha voluto godere le ferie che gli avevo negato già da tanti anni, quindi si è preso una settimana di ferie anche per ritemprarsi, perché seguire il suo cavaliere non è semplice, è troppo in movimento e quindi deve correre dalla mattina alla sera. Oggi comunque riprendiamo le trasmissioni, alla 29esima trasmissione se non erro, stiamo pensando cose fantastiche per la 50esima, se ci arriviamo, è questo indubbiamente. Alfredo, la cosa la faremo questo sabato, però puoi anticiparla tu se vuoi, no, riguardo a delle dirette che manderemo in onda sabato da Roma. No, sei tu che sai tutto, caro. No, perché stiamo adesso. La prima notizia, poi dopo ti lascio la parola. Perfetto, vai. Allora, voglio iniziare con una notizia bella che mi ha fatto molto piacere leggerla, sempre in mezzo a queste notizie brutte, tristi, tra la politica, gli assassini, gli stupri, quello che spara la madre della fidanzata al padre e via discorrendo. Volevo parlarvi di un sogno, che si è realizzato, il sogno di Carlotta, questa ragazza sarda, ginnasta plurimedagliata alle Special Olympic, è una ragazza con la sindrome di Down, ma che ha realizzato il sogno della sua vita e ora insegna in un asilo. È un risultato meraviglioso e quello che è più meraviglioso è, più meraviglioso non si dice perché già meraviglioso è superlativo,
è che stanno iniziando molte attività gestite da ragazzi con la sindrome di Down, e ho sentito di pizzerie, di ristoranti, e quindi diciamo che la bellezza di questa cosa è che non vengono più utilizzati questi giovani in lavori marginali, ma in lavori importanti, perché indubbiamente l'insegnare in un asilo, e lo so perché anche mia figlia insegna in un asilo, è un compito molto importante. E questo, questa notizia è una risposta certamente a quella mamma di Ferrara che ha ritirato la figlia per non affidarla a un insegnante Down. Certamente l'ignoranza non ha limiti, e noi lo vediamo. Carlotta e Carlotta Sanna, un tipico cognome sardo, ha 20 anni, e come abbiamo detto un'atleta pluripremiata, e è originaria di Quartu Sant'Elena ed è riuscita, grazie alla sua costanza, a diventare ora è insegnante di sostegno in una scuola di infanzia, la Sacro Cuore di Cagliari. Quindi ha avuto, proprio per i suoi meriti di non abbattersi, e anche i suoi genitori indubbiamente che l'hanno capita e sostenuta, ha riuscita a realizzare questo suo sogno. E dice proprio: quando arrivo a scuola la mattina mi occupo di accogliere i bambini, prendendo il loro zaino, mettendoli nell'armadietto, ha spiegato Carlotta in un'intervista rilasciata al quotidiano sardo Vista Net. Durante le attività recreative li aiuta a colorare, pitturare, ritagliare, le classiche cose che si fanno negli asili nido. Quindi quando non ha da fare sta in segreteria, dove scrive al computer, spedisce mail, risponde al telefono, faccio fotocopie e le distribuisco nelle classi. Quindi un tipico lavoro tra l'insegnante e la segretaria. E certamente per questa ragazza che se doveva dare ascolto, diciamo, alla sua sindrome, sarebbe stata un po' di impiccio nei luoghi di lavoro, ha saputo cogliere l'occasione, e speriamo che tanti altri la possano seguire. Già tanti fanno, come ho detto prima, lavori importanti nel campo della ristorazione specialmente. Certamente la risposta alla madre di Ferrara, che ha ritirato, come dicevo, la sua bambina perché l'insegnante era Down, è molto importante. Dice Carlotta: vorrei solo dirle che un assistente con la sindrome di Down può regalare gioia e felicità ai bambini, proprio come una persona qualunque. Sono certo che la mia collega, fortemente posta sotto accusa, sia in grado di portare a termine nel migliore dei modi i compiti che le vengono assegnati. Negando a sua figlia la possibilità di crescere a stretto contatto con una persona come me, non se le renderà conto, ma l'ha privata di una magnifica occasione di crescita. Queste sono parole veramente piene di saggezza e di maturità, cosa che purtroppo manca questa mamma della vicina Ferrara. E Carlotta si sente prima di tutto donna, poi assistente, pronta a educare i bambini, a dimostrare che tutto è possibile. Come diceva, ha partecipato addirittura ai giochi mondiali Special Olympic di Los Angeles, tornando a casa con l'oro mondiale nella ginnastica,
un'esperienza certamente esaltante che se l'è meritata, e quindi anche nello sport ha dimostrato le sue capacità di capacità organizzative e le sue capacità di impegnarsi a fondo in quello che fa. Come dicevo, una notizia che mi ha fatto molto piacere, perché spesso, come abbiamo visto, nella mentalità razzista degli italiani entra a far parte anche la sindrome di Down, ed è una cosa veramente terribile, che umilia l'intelligenza umana. Caro Rosario, ti do la palla e così hai la possibilità di annunciare la bella cosa che accadrà questo sabato. Sabato prossimo, radio. Sì, 14, c'è una bellissima manifestazione a Roma organizzata dalle Agende Rosse, quello che ho capito io, perché mi è arrivato il comunicato delle Agende Rosse di Udine. Faranno una manifestazione Nino Di Matteo, del giudice Nino Di Matteo. La manifestazione, appunto, 14 novembre, le Agende Rosse, il gruppo Scorta Civica, i cittadini hanno indetto il giorno 14 novembre a Roma una manifestazione nazionale a sostegno del PM dottor Antonino Di Matteo. E cercheremo con gli amici, trovare gli amici in Roma per vedere di fare una diretta, per cercare di capire e di mandare in onda una diretta di questa manifestazione. Adesso vedremo, perché ci stiamo organizzando. Domani, appunto, abbiamo una riunione di redazione per questo. In più, sempre sabato alle 13.30 andremo in onda da Roma, mi sembra, se non sbaglio, da Roma, sempre da Pandora TV. Manifestazione di Pandora TV, è una riunione, chiedo scusa, sono sempre una riunione, appunto, un'assemblea, scusatemi, nazionale di Pandora TV, che si svolge a Roma il 14 novembre alle 13.30, e ci sarà una diretta e noi parteciperemo, insomma, mandare in onda questa diretta da Roma, per far capire e far conoscere anche di più questa televisione online, per il momento, che è, diciamo, uno strumento poi di alternativa di Giulietto Chiesa. E poche parole, vedremo, insomma, seguiteci, perché ci saranno sabato, insomma, ci sarà abbastanza un calendario nutrito tutta la giornata per queste notizie. Per quanto riguarda invece altre nostre trasmissioni, teniamo tutto fermo, perché stiamo partendo con altre trasmissioni, ma non diciamo niente, caro Alfredo, vero? Lasciamo suspense, insomma, i nostri amici ascoltatori, seguendoci, okay. Capiranno. E per il momento è tutto qui dalla regia, e ti giro la palla. Vai, Alfredo. Benissimo, carissimi amici. Questa notizia invece è una notizia che mi sta a cuore dare, perché tutte le volte che vedo per televisione le nostre gli esempi delle nostre donne di casa, e anche uomini, ma più che altro donne, con il telefonino sono sempre impegnate a comprarsi vestiti, scarpe, oggetti d'arredamento e via discorrendo. È molto per me, perlomeno, è una cosa molto irritante, perché le proposte televisive di acquisti online sembrano fatte un po' in modo molto leggero, come se fosse un gioco, come se fosse un grande gioco a cui partecipare, e che ci consentirebbe di fare shopping da casa, sul nostro divano, dal comodo divano, senza dover uscire, girare e via discorrendo per i negozi, come era una volta il classico shopping.
Come il gioco d'azzardo, di cui abbiamo parlato, se non erro, nelle trasmissioni passate, anche lo shopping è diventata una malattia compulsiva. E addirittura è stato anche creato un test per diagnosticarlo. Bisogna stare attenti, donne, uomini di casa, nella speranza che non prendano anche l'abitudine i ragazzi di fare shopping con la carta di credito di papà. Perché anche fare acquisti, come dicevo, può trasformarsi in una vera e propria malattia. È stato studiato dai ricercatori dell'University of Bergen, che hanno aiutato a capire se l'amore per le carte di credito e i siti commerciali si stia proprio trasformando in una sindrome d'acquisto patologico. È interessante l'argomento. Tu che svuoti tutte le volte la carta di credito, cosa ne pensi, Rosario? Ormai la carta di credito bene non vuol saperne più di me, insomma. Addirittura avete divorziato. Abbiamo divorziato. No. Insomma, Alfredo, purtroppo è così, scusa, è così. Sappiamo benissimo che è un bellissimo strumento, però insomma, che se uno non fa attenzione e dopo si ritrova, insomma. O no? No, c'hai ragione. Un sacco di soldi. Ti racconto la mia esperienza, perché io ho avuto la prima carta di credito che avevo 67, sì, un anno fa neanche, avevo 66 anni, dopo anni e anni di insistenza di mio figlio nel dire: ma perché papà usi la mia carta di credito? Perché tu non è che non la utilizzi, tu la utilizzi, non la tua, insomma. Furbetto la cosa, furbetta. Onestamente devo dire che gli restituivo i soldi utilizzati. Ci sono dei costi per la carta di credito, insomma. Certo, i costi che li restituisco. Non dire queste cose, che se poi no, mio figlio, per il fatto economico, è veramente più bravo che come odontoiatra, devo dire. No, indubbiamente comodo. Anch'io sto acquistando cose con la carta di credito, ma più che la carta di credito preferisco il bonifico bancario, no, il contrassegno. Comunque, le carte di credito, che ormai tutti ne hanno, addirittura molti ne hanno decine, aprono il portafoglio a fisarmonica per mostrarle, certamente rendono gli acquisti online quasi un gioco, perché basta addirittura poi inserire nel computer i dati della propria carta e non si deve neanche andare a far la fatica di tirarla fuori dal portafoglio per andare a leggere i dati che ci servono. È sempre più usata, con tutte le abitudini che servono per comprare vestiti, suppellettili e via di seguito. È diventata una sindrome proprio d'acquisto compulsivo, un'autentica dipendenza dallo shopping che può rovinare la vita di chi ne soffre. È un discorso parallelo, io almeno non sono uno psicologo, mi piace guardare le cose e cercare di capirle nella loro struttura, e certamente è un discorso paragonabile al gioco con le macchinette nei bar. Adesso purtroppo, e ridico ancora purtroppo, abbiamo visto la pubblicità di casinò virtuali, e addirittura il vecchio caro gioco dell'otto, della tombola, il gioco dell'otto è già una cosa vecchia, il gioco della tombola è diventata anche quella virtuale.
e tutti nei momenti di sosta, addirittura c'è una pubblicità di uno che sta scaldando il mangiare dentro al microonde e subito col telefonino si mette a giocare alla tombola. Va bene, le cartelle costano 0,50 centesimi, però quando poi uno ha preso l'andazzo compulsivo, le spese aumentano spaventosamente. È una binata, diciamo, pericolosa. Una binata pericolosa è quella del cellulare o del tablet e della carta di credito. E per verificare l'efficacia di una nuova scala diagnostica, perché come in tutte le malattie quasi direi psicosomatiche, come quelle compulsive, bisogna valutare, si fanno delle scale, dei test per definire determinate scale di valore e vedere a che livello una persona è arrivata. Per verificare l'efficacia della nuova scala diagnostica, i ricercatori l'hanno sperimentata su oltre 23.000 persone e hanno pubblicato i risultati sulla rivista Frontiers in Psychology. Scusate il mio inglese oxfordiano, ma è così. E una ricercatrice dell'UITB che ha coordinato la ricerca dell'utilizzo di nuovi strumenti diagnostici ha permesso di avere una chiara visione delle dinamiche con cui succedono questi acquisti compulsivi. Quello che ha detto è che la dipendenza da shopping è chiaramente più comune all'interno di determinati gruppi demografici. È predominante tra le donne, come dicevamo prima, tipicamente emerge nella tarda adolescenza o nella prima età adulta e sembra in qualche modo diminuire andando avanti negli anni. Forse cominciano a ragionare di più invecchiando e capire il male che fanno al loro portafoglio e credo anche, come nel gioco compulsivo, nei rapporti matrimoniali e nei rapporti interpersonali. La nostra ricerca indica inoltre che le persone estremamente estroverse e chi ha tratti nevrotici sono più a rischio di sviluppare questa dipendenza. Quindi già abbiamo visto due problematiche: la problematica dell'età, cioè in che range di età si sviluppa questa sindrome, che parte dalla post-adolescenza, prima età matura, e che comincia a calare con l'aumento degli anni. Ed è una caratteristica, non proprio la caratteristica fondamentale, però si presenta in maniera più evidenziata nelle persone estroverse, quelle che riescono a comunicare i propri sentimenti in maniera più facile. Quindi gli estroversi, spiega la ricercatrice, utilizzano lo shopping per esprimere la propria individualità e aumentare il proprio status sociale e la propria avvenenza. I nevrotici, che soffrono più facilmente di ansia e depressione, ricorrono agli acquisti per ridurre i propri sentimenti negativi. Comunque, o che un estroverso, per aumentare il proprio status, per avere l'ultimo cellulare, per avere il vestito firmato, il pezzo d'arredamento, o i nevrotici, che come sappiamo soffrono più facilmente di ansia e depressione, la cercano invece di giocare a scacchi o giocare ai milioni di giochi gratuiti che ci sono su internet, utilizzano l'acquisto e la carta di credito per
combattere questi stati d'ansia. Ecco. Se vi interessa, però, c'è una scala, come dicevo. Se voi ascoltatori, anch'io e il caro Sancho, che siamo utilizzatori nevrotici del risparmio, noi utilizziamo la rovescio, la carta di credito, cerchiamo di mettere i pochi centesimi dentro che riusciamo a raganellare nei nostri giri. Esistono delle informative piuttosto importanti ed interessanti. C'è questa scala di Bergen, prevede la risposta alle sette affermazioni. Sarebbe interessante di fare che qualcuno ci telefonasse per vedere se questa scala di Bergen è reale. Ci sono sette domande a cui vanno dati delle votazioni dallo 0 al 4. I risultati dello studio Andersen indica che assegnare 3 o 4 ad almeno 4 delle domande assicura una diagnosi di dipendenza. Allora, lo facciamo io e te, Rosario? Beh, proviamoci, vediamo un attimino cosa succede. Allora, hai capito, domande da risposte da 0 a 4. Pensi allo shopping in ogni momento? Cioè, devo dare valutazione. 0 e 9, 4 e sì, maggiormente. Sì, esatto. No, 0. Anch'io 0. Fai shopping per cambiare il tuo umore? 0. Anch'io. Fai così tanto shopping che questo ha un effetto negativo sui tuoi impegni? Scuola, lavoro, eccetera. 0. Anch'io, tanto poi non lavoro più, quindi non è un grosso problema. Ti sembra di dover comprare sempre più oggetti per avere la stessa soddisfazione di una volta? 0. 0. Hai deciso di fare meno shopping ma non ci riesci perché il demonio è lì sulla tua spalla che dice compra, compra, compra? No, 0, 0, sì. Sei a disagio se qualche motivo, che per qualche motivo non riesci a fare shopping perché hai un impegno che te lo impedisce? 0 assoluto. Fai talmente tanto shopping che questo ha compromesso il tuo benessere, il tuo conto in banca? 0. Io non ce l'ho nemmeno, non me lo voglio nemmeno dare in banca, quindi il conto, immagina, siamo te. Va bene, allora siamo salvi e te. Possiamo continuare a... Vedi, Alfredo, io nello shopping... Cioè, io odio fare shopping, figuriamoci poi se dovessi avere sto stato compulsivo di shopping. Guarda, cioè, però, io non è che non mi piace stare, seguire la moda, seguire le cose. Cioè, vado a comprare quello che mi serve, cioè, nel senso che io compro, se devo comprarmi un paio di scarpe, vado, mi compro un paio di scarpe, ma non è che impiego ore per cercare. Vedo una le più comode possibili, me le prendo, che costano il meno possibile, me le porto a casa, insomma. No, ma questa hai ragione, certamente, anch'io sono fatto così. Ecco, può essere comodo, diciamo, a gente, adesso questo è un mio punto di vista, per gente che abita in piccoli centri dove non ci sono negozi o punti vendita. Vabbè, che possono sì. Adesso lo shopping lo puoi fare anche in internet, online, insomma. Beh sì, si parla proprio di questo shopping, sì. Si parla che paghi poi con la carta, con la carta di credito. Vabbè, ma io pago con la carta anche quando vado in negozio, a parte io che ormai pago sempre con la carta perché voglio che venga tracciato tutto. Ma anch'io, io poi mi segno tutto sull'agenda che nascondo a mia moglie senza che non la veda. Voglio che si paghino anche le tasse sopra. Adesso si può pagare la posta da alcuni mesi. Questo lo so perché a volte la uso. Comunque il discorso, poi diciamo il succo del discorso, è che bisogna stare un po' attenti, perché viviamo in una Italia talmente messa male
sempre sull'orlo del fallimento, che potremmo avere delle brutte sorprese. Quindi stare un po' attenti e anche insegnarlo ai nostri figli, penso che sia una cosa estremamente importante. C'era una causa ieri, io guardo sempre Forum, c'era una causa stranissima ieri tra due fratelli, un maschio e una femmina. Ma sono cose vere quelle di Forum? Mi sembrano tante, ti ricordi come con la Deusania sulla Rai? Certo, però diciamo, questo qua, il fratello ricchissimi, due fratelli ricchissimi che non lavoravano. E quindi potrebbero stare tranquillamente, tranquilli. E il fratello che è un po' noblesse oblige, lui entra dalle entrate VIP sempre, quando va a cena con gli amici non spende meno di 400-500 euro, tutte ste sciocchezze, e accusa accusa la sorella perché si è innamorato di un ragazzo povero, credo che sia uno dei collaboratori di una palette. È stata una cosa interessante. Quindi, caro, noi non compriamo nulla. No, anzi, compriamo. Ma poco, ma quello che ci serve. Cioè, non seguiamo la moda, forse, non seguiamo il flusso. Io da quando sono in pensione, poi lo vedete anche adesso, vivo con le tute, che vivere con le tute è una cosa terrificante, perché poi quando ti devi mettere per qualche ragione i pantaloni, come è successo a me a sabato, non ti entrano più. Perché ti accorgi che sei ingrassato. Non te ne puoi accorgere. Va bene, ma hai detto però, caro Francio, che hai un brano molto interessante da proporre. Certo, sempre brani sempre sotto licenza Creative Commons. Certo. Ho scoperto quest'artista Anna Jordan e voglio far ascoltare questo brano che è She Dance. Ieri sera l'abbiamo mandato anche una trasmissione con dei due compari. Ah, bene, bene. È un nuovo EP che ha fatto, lo trovate su jamendo.com, è free e sotto licenza Creative Commons, quindi senza nessun problema potete andarvelo a scaricare se vi piace. Quindi facciamo ascoltare sto brano che durerà 6 minuti, poco più di 6 minuti, e poi dopo ritorneremo qui in diretta. Benissimo, cari amici, sentirete il brano, non le nostre voci, però vedrete i nostri volti. E quello è il dramma fondamentale. È un bel dramma, Parto. Ma che è Halloween, è già finito, e quello è il problema. Fossimo per Halloween saremmo salvi. Va bene, andiamo col brano che è partito per She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to it all. She must have heard those beats before. Tuck it,
Molto bene, cari amici, ed eccoci qui, riprendiamo la trasmissione Don Chisciotte e Mulini a Vento. Sono le 22:45 qui da Radio Saiuz, 29esima puntata, se non vado errato, caro Alfredo, e abbiamo appena mandato in onda un bellissimo brano di Anna Jordan che si intitola She Dance. Vi ricordo che è sotto licenza Creative Commons, quindi non ci sono problemi per poterselo scaricare da jamendo.com. E con questo abbiamo finito, caro Alfredo. 22:45, io ti passo la palla perché so che hai un ultimo argomento che ci accompagnerà fino alle 23. E che è molto interessante questo argomento. Beh, speriamo, dai. Sappiamo benissimo, e questo è un articolo su Repubblica Tecnologia. Sappiamo benissimo che internet ci porta via una marea di tempo, addirittura troppo, sta soppiantando addirittura la televisione come tempo impegnato a navigare in rete, e più andiamo avanti più diventa compulsiva anche questo, qui stiamo parlando di tante situazioni al limite della paranoia, e anche internet, adesso a parte abbiamo parlato dei giochi, abbiamo parlato dello shopping, ma anche stare attaccato tutto il giorno a internet. Io noto quando vado in giro i ragazzi, ma anche gli adulti, alle fermate dell'autobus, dentro l'autobus, nei momenti di sosta del lavoro, in ufficio e via discorrendo, sempre più gente sta lì con le proprie ditine sempre impegnate a digitare. Ma una domanda interessante che ho trovato su questo inserto di Repubblica Tecnologia si intitola "Email quanto tempo ci toglie? Dipende dall'età e dall'ora". È stato uno studio effettuato in California, noi non siamo portati per questi studi scientifici, che ha fatto un'analisi su 2 milioni di utenti e ha analizzato i tempi e modalità di risposta alle email che ricevono e quelle che mandano. Perché reggetevi in piedi, e perché la notizia che vi do, io sono rimasto a bocca aperta, che ogni giorno nel mondo viaggiano più di 200 miliardi di email. Ne parlavo prima con Rosario e dicevo 200 miliardi, noi se non erro facciamo una botta di conti, diciamo 7 miliardi, ci sono però zone come l'Africa o molte zone desertiche e molte zone che non sono in possesso della rete, o anche nazioni in cui le reti sono vietate, ma quante, Alfredo, oppure anche gente che non naviga nei posti dove c'è la rete, che significa? Sì, stavo dicendo questo anche. Sì, hai ragione, poste dove non è arrivata, quindi non c'è possibilità. E quindi certamente che cosa succede di questa marea infinita di mail? Molte non vengono mai aperte, altre finiscono direttamente nel cestino, e questo sono anch'io che lo faccio, e confesso. Perché non tutta la roba che ti mandano di pubblicità la scarto immediatamente, altre ancora nella cartella dello spam, che adesso diventa automatica, è il computer stesso che sceglie e archivia come spam alcune mail, e altre arrivano finalmente a destinazione e potranno ricevere poi una risposta. Di solito sono mail che arrivano dai parenti,
dagli amici più cari, dalle aziende per lavoro, quindi sono mele che possiamo catalogare come necessarie. Come spiega uno studio dell'University del Southern Carolina Information Science Institute, condotto anche con la collaborazione di IAO, che ha analizzato un totale di 16 miliardi di mail, focalizzando l'attenzione su circa 190 milioni di queste, scambiate tra 2 milioni di utenti, e loro giustamente hanno analizzato solamente le mail che vengono inviate personalmente, non le mail che vengono inviate da gruppi, quindi veramente utenti motivati. Allora, vediamo di fare un'analisi, qua mi diverto perché sapete che io amo i numeri. C'è una notizia buona e cattiva secondo le percentuali, perché circa il 90% le mail incassano una risposta circa nel giro di un giorno dal ricevimento del messaggio, e che nella metà dei casi sono abbastanza veloci, arrivano in meno di 50 minuti. Io credo queste siano più che altro mail di lavoro, quando negli uffici comunque la posta, o di aziende, la posta è sempre aperta, quindi c'è un ricevimento e una visione continua di email. Poi, per quanto riguarda il contenuto, questo è divertente, cioè divertente, interessante, perché forse non ci abbiamo mai fatto caso. La risposta è comune da appena di 5 parole, e solo un terzo riesce a superare quota 100 parole. Quindi, facendo una media, si può dire che il contenuto in parole di una mail inviata è di circa 43 parole. Dunque, è ovvio anche però, dunque, a parte il quantitativo di parole che vengono inserite nell'email, è anche interessante vedere i tempi, l'ora in cui viene mandato un'email e ricevuta risposta. Se ne guarda, ci sono nel rosario questi studiosi di statistica che per me sono incredibili. Se la mail viene spedita e fatta nel pomeriggio, sarà più corta di quella fatta la mattina, quando il carico della posta si va via via formando e magari c'è anche più tempo per rispondere, come se anche le mail avessero un proprio ritmo nella realtà. Quindi questo è abbastanza comprensivo, perché alla mattina si lavora, e a meno che non siano mail di lavoro, mentre poi tutti arrivano in mattinata. Io vedo anch'io nella mia posta le mail di pubblicità e via discorrendo arrivano di solito entro la mattina. Allora, gli studi degli scienziati ci dicono, è così emerso, che i più veloci a rispondere sono gli adolescenti, e qua ci credo, perché viaggiano costantemente con la testa sul cellulare, quindi sono prontissimi a rispondere. Addirittura mentre sta arrivando la mail loro hanno già risposto, immagino. In media 13 minuti contro i 16 dei giovani, che vanno dai 20 ai 35 anni, i 24 degli adulti sotto i 50 e i 47 minuti degli adulti sopra i 51.
È una bella analisi, diciamo, anche a livello di età e di utilizzo della mail. Anche le risposte a carico di mail, di un carico di mail cresce anche man mano che cresce l'età. Comunque, in generale, diciamo, facendo un discorso più generico e meno specialistico, tutte le persone più grandi, dunque scusate, tutte rispondono, devono meno, ma piccole differenze sono state osservate tra i giovani e le persone più grandi. I primi tendono, come abbiamo detto, a rispondere velocemente, i secondi fanno accumulare del tempo. E non importa se a rispondere sia un uomo o una donna, concludono gli scienziati, più o meno impiegano gli stessi tempi, anche se gli uomini sembrano leggermente più veloci, circa 4 minuti. Questo è uno degli articoli statistici, diciamo, che ogni tanto, con cui ogni tanto vi assillo, perché ci si rende conto maggiormente della realtà in cui viviamo, perché diamo per scontato tutto e quindi è molto più difficile fare nell'analisi. Per fortuna ci sono questi fantastici scienziati, statistici, matematici e via discorrendo, americani, che colgono l'occasione per ogni problema, effettuano studi stratosferici per darci delle risposte estremamente precise. Tu quanto impegni nelle mail, quanto tempo impieghi, caro, nelle mail? Dipende se l'email mi interessa oppure no. Quindi fai Diciamo che anche il tu la selezione. 70% viene cancellata subito. Certo, anche per non accumulare La cancello tonnellate di subito perché in materiale. parte è pubblicità, in parte sono stupidaggini, eccetera. Certo. Quello che seguo molto sono quelle che mi mandano le case discografiche Vabbè, per gli quelle per eventi lavoro, oppure, diciamo. perché più che altro come email per quanto riguarda il nostro network Radio Science. Per quanto riguarda le email personali, scrivo poco io le email personali, non utilizzo quasi mai. Cioè, è raro, a meno che non faccia delle cose degli acquisti oppure ecco, online, perché io sono un grande utilizzatore di acquisti online. Compro poco nel mercato, però online qualche cosa, se una cosa mi piace, se una cosa, cioè più che piacermi, mi interessa e mi è utile, io la compro senza nessun problema e faccio online. Anche se molte volte sbaglio perché dovrei uscire, Ecco, perché perfetto. esiste anche una vita reale. Ma tu non la conosci ancora, sei giovane, caro. Quando sarai vecchierello? Vabbè. No, ma guarda che anch'io sono nelle stesse tue condizioni, sai. Domani mattina vado al mercato, il mercoledì mattina è dedicato al mercato di Casalecchio, dove vado e non compro mai niente. Quindi vedi che è giusto per fare due passi, Due passi, anche perché fa che bene sono fare due molto passi. importanti. No, Sai che io... siamo arrivati alla fine anche di questa chiacchierata? Sì, sono le 22:58, cari amici, sta per finire questa 29ª puntata di Don Chisciotte e Mulini a Vento. Spero che vi sia piaciuta, soprattutto che mi risulta anche interessante ascoltarla perché vi può dare degli spunti per andare a cercare queste notizie e leggervele e poi con la vostra testa farvi insomma delle idee, insomma, ragionarci sopra. Che Certo, il questo è nostro motto è importante. questo, noi non abbiamo la verità in mano, però Esatto. vi solletichiamo con spunti per una vostra riflessione, insomma, riflettere, usare la vostra testa, cosa che non ci permettono i grandi media, che vogliono solamente inculcarci le cose e fare in modo che noi non pensiamo. Invece noi qui con Radio Science è l'opposto. Noi vi stuzzichiamo, andare a leggere, a informarvi e pensare con la vostra testa. Alfredo 22:59, la puntata Io vi termina qui. saluto. Un grazie a tutti quanti, grazie Alfredo per questa Certamente, trasmissione. grazie a voi, a chi ci ascolta, e
che ci dà la possibilità così di queste chiacchiere in totale libertà. Un abbraccio e al martedì prossimo. Seguite i programmi di sabato, come vi ha detto, sabato 14 da Roma, come vi ha detto Rosario, che saranno certamente interessanti. Ciao Rosario e alla prossima. Alla prossima, un caro saluto a tutti e andiamo con la sigla finale.